Buongiorno a tutti, sono Elena, la responsabile dell'ANVOLT di Brescia, l'Associazione Nazionale Volontari Lotta contro i Tumori. Sono con la mia collega. Rumaristella e diciamo sono in ANVOLT da 4 anni e in questo momento io mi occupo della raccolta fondi perché ANVOLT comunque come diciamo come mission ha sempre avuto quella di sostenere il malato oncologico quando è in fase di terapia, quindi per radioterapia, chemioterapia. Noi ci occupiamo di questo aspetto molto importante perché sosteniamo praticamente le famiglie, non il malato in primis e poi anche le famiglie. E quindi ci rendiamo disponibili attraverso anche con i nostri mezzi ad accompagnare queste persone che sono sottoposte appunto a questo tipo di terapie. Quindi io mi occupo di raccolta fondi perché tutto questo noi lo facciamo grazie ai nostri sostenitori, cioè ci autofinanziamo sostanzialmente, perché il malato non deve assolutamente preoccuparsi, è tutto gratuito, quindi non ce ne occupiamo noi in toto, è così, anche di sostenere proprio le famiglie. Ecco, unitamente al discorso, come diceva Maristella, dell'accompagnamento ai malati in fase di terapia oncologica, ci occupiamo, il nostro punto forte, diciamo, è il discorso della prevenzione. Noi collaboriamo con dei medici che operano in ambito ospedaliero, però si rendono disponibili, in base ai loro turni lavorativi, via dicendo, per fare prevenzione. Prevenzione che è molto importante, prevenzione senologica. Se è ottobre, ottobre è il mese dedicato appunto alla prevenzione del tumore al seno, e ginecologica, quindi per la prevenzione del tumore del collo dell'utero. I nostri medici collaborano con noi volontariamente, sono dei volontari e, come dicevo, accolgono tutte le signore che vogliono fare prevenzione. Si prende semplicemente un appuntamento e si effettuano queste visite appunto molto, ribadisco, molto, molto importanti. Abbiamo dei dati, diciamo, che parlano di questo discorso. Se vuoi anticipare qualcosa Sì, per il seno. dunque, vabbè, premetto sempre, co come ha detto Elena, giustamente che ottobre è il mese della prevenzione per il tumore al collo dell'utero, però diciamo questo tipo di controlli, noi presso la nostra associazione, diciamo, questo tipo di visite, con la visita senologica e l'ecografia, le facciamo tutto l'anno, quindi questo è un dato molto importante, cioè non deve essere solo ottobre il mese in cui diciamo ci prendiamo cura di noi stessi, questa è una cosa che noi dobbiamo fare comunque tutto l'anno. Allora, per quanto riguarda diciamo gli screening, solitamente le donne iniziano verso i 50 anni e fino ai 69 anni si possono effettuare delle mammografie che servono semplicemente a diagnosticare in fase precoce eventualmente il tumore mammario, che è uno dei tumori ancora, diciamo, il numero più alto dei tumori sia proprio nel tumore al seno attualmente in Italia. Però è anche vero che con questo tipo di screening, in questi ultimi anni sono aumentati sì gli screening, ma è aumentata anche, diciamo, è diminuita la mortalità sostanzialmente, perché si riesce comunque a prendere in tempo questo tipo di tumori e qui precocemente appunto, evitando appunto di andare incontro, insomma, alla malattia vera e propria, insomma, con tutte le conseguenze che ben conosciamo. Altro? Ecco, unitamente al discorso delle visite senologiche, come dicevo prima, ci occupiamo anche di un altro ramo che è la ginecologia. La ginecologia si sa per il tumore del collo dell'utero. Anche qui c'è lo screening che l'ASL chiama le signore ogni 3 anni, però questo esame, questo Pap test dovrebbe essere fatto ogni, se non tutti gli anni, ogni 2 anni. Il tumore del collo dell'utero che cos'è? È un'infezione, adesso leggo per dare dati esatti, è un'infezione di papilloma virus che si trasmette per via sessuale ed è molto frequente soprattutto nelle persone giovani, proprio perché c'è, non è detto, comunque c'è una, come posso dire, uno scambio, diciamo, di partner, diciamo, più
più frequenti, ecco. Sì, esistono molti diversi tipi di HPV, i più pericolosi sono l'HPV 18 e sono considerati appunto, queste infezioni sono considerate le più a rischio, diciamo. Da noi che cosa si fa? Si fa unitamente al Pap test, si fa una visita completa, quindi si fa l'ecografia transvaginale, la visita e questo esame appunto che è il Pap test. Una volta che è riscontrato che il Pap test è negativo, noi normalmente ricontattiamo le nostre signore tutti gli anni per ricordare questo appuntamento molto importante. Se vengono riscontrate delle neoplasie o comunque la necessità di approfondimenti, via dicendo, il medico indirizza presso le strutture per effettuare questi ulteriori esami, o diversamente, se è una cosa un attimino più semplice, se c'è bisogno di una semplice terapia, prescrive questi farmaci, questi ovuli, queste creme, per far sì che la cosa si risolva. Una cosa molto importante che volevamo ricordare è che noi come associazione non vogliamo assolutamente sostituirci ai vari screening che ci sono a livello di ASL e via dicendo. È un modo come un altro per integrarsi, e visto anche il periodo in cui stiamo passando, che prendere un appuntamento è una cosa, non dico impossibile, ma quasi, visto i tempi, dicendo, cerchiamo di integrarci e dare la possibilità di avere queste visite nel minor tempo possibile, anche in orari post lavorativi, quindi anche la sera, quindi anche le signore che sono impegnate, lavorano, c'è la possibilità di fare questi dalle 18 in poi. E poi cosa posso dire ancora? Invitiamo sempre anche le ragazze giovani a entrare nella forma mentis di fare questo tipo di prevenzione, perché bisogna iniziare a non aspettare di essere chiamate, ma iniziare proprio mentalmente a entrare in quest'ottica di prevenzione. Si dice tanto che la prevenzione è importante, il nostro slogan che ci siamo create, ma è copiato da qualcun altro, prevenire è meglio che curare. Ok, sì. Noi come associazione siamo un'associazione a livello nazionale, sì, abbiamo certo. 27 sedi in tutta Italia, qui a Brescia ci siamo da più di 30 anni e siamo in via Vittorio Emanuele II al numero 4. Si accede prendendo un appuntamento, non so, il nostro numero di telefono è lo 030 45 425, comunque ecco, è facile trovarci perché siamo vicino alla stazione, sì. Ci arrivano autobus, treni, metro e via dicendo, quindi non è che siamo nascosti o cose di questo genere. Tutte le persone che vogliono verificare anche se è vero quello che noi facciamo, anche per curiosità, possono passare, i nostri uffici sono aperti. Passate a trovarci, ci siamo sempre, diciamo, in orari di ufficio ci siamo, vi accogliamo molto volentieri, ecco, perché ci fa piacere comunque entrare in contatto con la comunità. Posso fare un piccolo passettino indietro per quanto riguarda il discorso delle giovani donne, che, parliamo sempre appunto della prevenzione del tumore al seno, diciamo è consigliato intorno ai 25 anni effettuare almeno questo tipo di accertamento, visto e considerato che per quanto riguarda la mammografia, che non è altro che poi un esame radiologico, ci sarà tempo, ma verrà intorno appunto, come già detto prima, intorno ai 50 anni, però è importante, diciamo, iniziare a controllare il seno, oltre naturalmente ad imparare a fare l'autopalpazione, che quella è una cosa fondamentale. Perché appunto è bene imparare a fare questo, ci si fa insegnare, ecco, dai medici, dal proprio medico curante o comunque insomma anche dalla nostra senologa nel momento in cui, diciamo, si viene in ambult per fare questo tipo di controlli. Vi aspettiamo numerose, ecco, vi aspettiamo, perché per noi è una cosa molto importante. Grazie.